oggi mi trovo al fianco dei lavoratori come lista civica e come cittadino del territorio di Fiumicino, perché riteniamo scellerate certe scelte fatte dal governo. Non è possibile immaginare questo taglio di personale al lavoro, non è possibile immaginare queste persone che ancora debbono prendere gli stipendi, quindi vogliamo che il governo su questo ragioni. Non è più possibile certe scelte sui tagli e sulle teste delle persone. Oggi siamo al fianco dei lavoratori e sosterremo questa battaglia per il bene dell'Italia e del Comune di Fiumicino.